Allora, ritorniamo su un certo discorso, c'è stata una piccola interiezione, capita sempre a chi fa le interviste non preparate, estemporanee, come le vogliamo fare noi, perché noi diciamo quello che ci viene spontaneamente dal cuore e non siamo qui a preparare, a Filtrati da farci nessuno. inseppare e a farci preparare, a farci dire quello che dobbiamo dire come fanno tutti i grandi, più o meno grandi giornalisti televisivi o dei quotidiani. Allora, o delle riviste settimanali, ancora peggio. Quello che volevo dire in relazione al Club Bilderberg è molto semplice. Il fatto che queste persone, che sono i potenti del mondo e i giornalisti loro servi, si riuniscono per decidere i destini del mondo, non è una novità, non può essere una novità. Sono i fessi, sono i coglioni, sono quelli che hanno creduto alle balle che gli raccontano i vari partiti, che pensano che questa cosa sia così assolutamente strana, che la scoperta dell'esistenza del Bilderberg sia una scoperta eccezionale per capire chi sono I coloro che destini del stanno futuro. dietro a tutte le iniziative, eccetera. È ovvio, è naturale, è sempre successo. Quando Roma dominava il mondo, allora conosciuto, l'impero romano, chi comandava? Comandava quelli che stavano nel Senato romano, i quali si radunavano tranquillamente e decidevano dei destini del mondo. Se nascevano e si sviluppavano delle conflittualità tra i vari esponenti del Senato romano, che fossero più o meno a favore del popolo, dei cavalieri o dei senatori o dei vecchi aristocratici dell'epoca, questi qui comunque le loro diatribe se le trattavano In casa. sistematicamente all'interno del Senato. Quindi non è una novità, per noi non è una novità, per i coglioni che hanno sempre creduto che esistesse una democrazia, che esistesse il potere del popolo, che esistesse la possibilità del popolo attraverso il voto determinare ciò che avviene nel mondo, questi coglioni, la scoperta del Bilderberg è un fatto importantissimo, ma un passo infinitesimo nei confronti dei chilometri che questa gente deve fare per riuscire a capire chi è veramente a capo del governo. Chi comanda i governi, quali sono le forze che dominano nel mondo e come si fa per poterle assolutamente abbattere. Ma difatti la cosa che lascia proprio stupiti e esterrefatti è proprio il fatto che vi siano ancora persone convinte della bontà del proprio voto. Perché è vero, sì, votare uno può votare o non votare, ma le politiche che verranno successivamente attuate, che sia una o l'altra parte o la terza parte a vincere, nel 90% dei casi, lasciamo sempre un 10%, sono comunque già state stabilite aprioristicamente. Pertanto, io adesso non voglio incitare nessuno a fare un certo tipo di voto o una certa scelta politica, ognuno conservasse le proprie, ma quei chilometri di cui parlava adesso Giorgio, quei chilometri vanno percorsi con la mente e capire che noi l'abbiamo pure potuto vedere nei film di 007, quello che veniva identificato in Spectre. No? La Spectre che sovrintendeva e che Oh, praticamente guardate gestiva che il Spectre male. è un messaggio subliminale mandato Da Ian Fleming, ovviamente tra l'altro, da chi dovere per far capire alla gente esattamente cosa succedeva, perché è verissimo. Ma perché chi era Ian Fleming? Era proprio un uomo esperto d'occultismo, massone di altissimo non grado, lì stiamo già nel rito. Spione. È chiaro, e faceva la spia. Se ha inventato un progetto come quello, è chiaro, è servito anche a monetizzare, a fare un certo tipo di... D'accordo, ma questo genere di prodotti, come anche il nome della rosa di Umberto Eco, non sono prodotti che vengono inventati in un momento di grazia. No, sono sintesi che vengono prese dall'artista o comunque dall'intellettuale dopo una profonda serie, dopo una lunga vita all'interno di determinati ambiti. E a quel punto frutta un qualcosa di E fruibile col che arriva in ma. permesso di lor signori, Beh, con chiaro perché l'intrinseco permesso di è lor chiaro perché signori. se no tanto non fai un passo. Esattamente. Ma è proprio qui
che dovremmo adesso arrivare alla salute dei nostri amici, chiaramente, sempre, perché nell'opera di Estulin, e qui è la comunicazione di cui si faceva riferimento alla prima parte, all'introduzione di questo testo e di questo video, il punto è proprio questo, cioè nessuno vuole dire, né io né Giorgio, quello che sta dentro, scritto qua dentro, è la verità, è il verbo, no, per carità, ma prendiatene atto, abbiate la buona voglia di acquistare una lettura e di portarla a compimento, poiché soltanto così si potranno avere degli strumenti per dire un qualcosa mi trova d'accordo, un qualcosa non mi trova d'accordo, perché rimanere al di fuori, nell'era della comunicazione, rimanere al di fuori di questa che è il metadato, perché la comunicazione è come una pista, ma su questa comunicazione vanno messi una serie di metadati che tutti insieme fanno un dato. Quindi questo è un metadato che va inviato e narrato con proprietà, diciamo con conoscenza più o meno approfondita, agli altri, in maniera tale che si attivi una serie di collegamenti con gli altri, in modo che quando ci troviamo davanti a un televisore, che come diceva appunto prima giustamente osservava Giorgio, sono dal momento in cui viene nominato in televisione questa soltanto dicitura, il club Bilderberg, già è sappiate che quello è un momento catartico in un certo senso, perché dietro, prima di far uscire questa voce, c'è stato qualcuno che ha autorizzato la possibilità di poterlo dire. Chiunque lo nominasse in un contesto in cui non è stata autorizzata la menzione, sappiate che viene messo a tacere, e questo lo abbiamo potuto vedere 3 giorni fa nell'intervista dell'avvocato Gino Marra alla Zanzara, quando è stato letteralmente c'è stato un tentativo di dileggiare, di svilire, di è molto difficile, è chiaro, che si possa fare, e con Marra è dura, però qui stiamo proprio alla radice, ovvero il problema è quello di riuscire a mettere la testa fuori. Tante persone non sanno nemmeno che cosa sia il club Bilderberg, tanti non sanno che dietro è diretto da un CFR, che è il Council of Foreign Relations, ma questo non è la cosa importante da sapere. La cosa importante da sapere è che il metadato deve essere più possibilmente condiviso per sapere che cosa sta succedendo nei vari singoli stati, perché i vari governi, a partire da quelli imposti alla Grecia, a quelli imposti all'Italia e via discorrendo, perché potranno ballare anche un po' di più i signori del circolo nord europeo rispetto a quello mediterraneo, ma prima o poi toccherà anche a loro. Ma già è cominciata. Oh. Gliel'hanno fatta già vedere in Svezia, salvo prova contraria. Ma perché in Francia e in Inghilterra, anche che non c'hanno l'euro, l'hanno già messi sotto. Ha cominciato a bruciare qualcosa, se non so. Vai avanti, scusa Giorgio. No, è importantissimo questo nostro discorso, perché è dalla dialettica che esce fuori per la percezione della realtà. Allora, sempre per parlare del Bilderberg, perché io sento spesso, diciamo, il Bilderberg, perché una volta si parlava di altre cose, massoneria, neonazismo, e altre invenzioni, spettri e compagnia, come tu hai detto in precedente. Adesso quei pochi che sono a conoscenza dell'esistenza del Bilderberg, oh, tu fai parte del Bilderberg, oh, non capisco, tutte queste storie. Ma per secoli le decisioni venivano prese all'interno dei concili della Chiesa. Allora è lo stesso discorso. Cioè, non è che l'umanità si sia mossa in maniera diversa. L'umanità si è mossa sempre in questa maniera. Cambiano i sistemi di potere. Bravissimo. Se oggi non è più la Chiesa con i suoi concili a decidere dei destini del mondo, e con ogni probabilità sono i sionisti, non gli ebrei, i sionisti, attraverso tutte queste organizzazioni, e ovviamente il sistema bancario e economico-finanziario, che è il sistema di potere di costoro. Chiaro, rappresenta la Chiesa, il fulcro. Aveva un altro sistema di potere, bruciava gli eretici, ma era il discorso sempre lo stesso. Il nemico viene eliminato in un modo o nell'altro. Oggi è il Bilderberg. Allora, rendiamoci conto di questo. Queste persone
tra cui ci sono le vecchie dinastie. Ricordiamoci bene che i componenti più interessanti del Bilderberg, anziché i vari esponenti del potere economico, finanziario e bancario, sono le vecchie dinastie, vecchie, chiamiamole vecchie perché non sono europee, quindi non sono antiche, sono vecchie dinastie nate tra il 1500 e il 1600 e nutrite del potere economico, finanziario, bancario. Ritorniamo al discorso di Bernardo d'Olanda, non a caso. Ecco, a questo punto ho chiuso io. Io invece ti vorrei un attimo riprendere al volo, proprio un minuto, Giorgio, perché il discorso di Bernardo d'Olanda, chiaramente è lui che dà il via a tutta una serie di appuntamenti che poi si sono ripetuti nell'arco del tempo. È verissimo il discorso delle vecchie, e condivido benissimo l'analisi delle vecchie monarchie o comunque sistemi altri, ripeto, a quello attuale, ma c'è una cosa fondamentale. Tu prima adesso hai detto sì, una certa dose di potere comunque veniva comunque emanata dalle varie, dai vari concili, dalle bolle papali e via discorrendo, ma c'è un punto di fondo che noi abbiamo sempre saputo chi era il papa del momento, abbiamo sempre saputo chi era il camerlengo, chi erano gli uomini della curia, chi erano i vescovi che gli stavano vicino, i cardinali e via discorrendo. Di questi qui non sappiamo nulla, e questa è la cosa pericolosa, perché ciò che il magistero papale produce per sua propria esistenza viene comunque scritto, archiviato. Il Papa comunque bene o male rilascia sempre, non diciamo delle interviste, comunque rilascia sempre, è uso suo esternare, fare dichiarazioni e quant'altro, condivisibile o meno. Queste persone invece, i membri del Bilderberg e della Trilatera eccetera eccetera, non sappiamo neanche chi sono, ovvero quelle quattro persone che sanno quei quattro nomi, da Bernabé, Tremonti, Letta, Letta zio eccetera eccetera, ma sono comunque quattro nomi, quattro in croce. Non sappiamo come sono composti questi esecutivi, e cosa ancora peggiore è che questi, a differenza del magistero papale, non producono nessun documento, non aprono le porte a nessun tipo di informazione. Quindi questo tu come fai a conciliarlo col discorso dei papi? È vero che è un altro tipo di emanazione di potere, ma io discuto, perché il papa lo posso tranquillamente assediare come hanno fatto i francesi con Napoleone, io prendo, arrivo e faccio... Siamo nel 1800, Sì, vabbè, il papato esiste da 2000 anni. Sì, ma lo schiaffo da Nanni con Filippo il Bello, chi era, Bonifacio VIII, eccetera, eccetera. Comunque il papa sta lì, se vuoi lo puoi prendere, te lo porti a Avignone, 70 anni, lo metti in cattività. È molto difficile. Però si può fare. Questi dove li andiamo a prendere? Questi non esistono. Vabbè, comunque la tua obiezione è sicuramente molto importante, è un'obiezione che deve far riflettere. Per questo dobbiamo leggerli questi testi. Esattamente. Tuttavia, quello che a me interessa sottolineare in questo momento, in una fase evolutiva della storia dell'umanità importantissima come quella che si verifica oggi, quello che a me interessa adesso far capire e che è possibile interferire in questi meccanismi di carattere sociale messi in atto da quelle persone. È possibile interferire. Questa è una domanda o un'affermazione? No, la mia è un'affermazione. E come secondo te si può interferire? Allora, attraverso la pubblicazione di questi testi qui, allora, sputtanando i nomi, parliamoci chiaro. Esatto. La pubblicazione di questi testi è la dimostrazione che esiste un primo livello di interferenza. Il primo livello di interferenza è appunto quello di dire: guardate, che sappiamo, esistono questi, sappiamo, conosciamo, non possiamo sapere moltissimo, ma queste cose le conosciamo. I secondi livelli devono ancora venire, ma sono legati strettamente alla capacità popolare, cioè popolare nel senso ampio, parlo di elite popolari, non del popolaccio. Popolaccio va a vedere le partite, non frega il cazzo di niente, eccetera.
delle elite popolari di poter interferire con queste potenze. Queste sono potenze identificate. Quando vengono invitati certi direttori di giornali, noi non ci stupiamo assolutamente. Mi hai tolto le parole di bocca, bravo. Queste sono persone che intanto sono direttori di giornali in quanto vengono, non è il contrario. Nominati da questi. E poi, non è il contrario, e bisogna capire queste cose. Hanno invitato il tal di tale, ma questo l'hanno messo lì a fare il direttore del giornale proprio perché sicuramente verrà poi invitato, gli daranno gli ordini e gli diranno quello che deve fare. Comunque, quello che a me interessa sottolineare, non è che questa situazione è nata oggi, perché i sistemi di potere nel mondo sono sempre esistiti, come sono sempre esistite le rivoluzioni, i rivolgimenti e la capacità di rivoltarsi contro il vecchio potere e metterlo sotto, creandone un altro, magari pure peggio, ma intanto è cambiata la situazione. Chiudiamo qui e lasciamo un saluto a tutti.